Prima di cominciare vorrei fare un piccolo sponsor per questa cosplayer italiana. Si chiama Decuba Cosplay la sua pagina e sta portando avanti da poco la sua passione. E se volete darle una mano cliccate sul link Instagram che vi lascio in descrizione e seguitela. Quindi detto questo, cominciamo! Noi diamo per scontate molte cose, anche solo il poter camminare o comunque avere braccia e gambe sviluppate dovrebbero farci riflettere di più su ciò che abbiamo e di mostrare più gratitudine verso noi stessi. Perché ci sono alcune persone nel mondo che non hanno mai avuto la possibilità di camminare o di afferrare qualcosa sin dai primi mesi di vita. Loro non hanno perso il corpo durante la crescita o delle capacità. Loro non hanno mai avuto un corpo o delle capacità da normali esseri umani, come Rama. Era una giovane ragazza musulmana della Nigeria di soli 19 anni. Lei è cresciuta solo per i primi 16 mesi. Dopodiché la sua testa si è sviluppata fino ai 19 anni. Da allora le difficoltà sono iniziate sia per Rama che per la sua famiglia. Viveva in un villaggio povero della Nigeria e i genitori non avevano i soldi per comprarle un mezzo degno per i suoi spostamenti. Per questo Rama veniva spostata in una bacinella di plastica. In una di quelle normalissime bacinelle che si usano per lavare i panni. La sua malattia è rarissima e nessun medico è mai riuscito a comprenderla. Tutto è cominciato con febbri e dolori fortissimi allo stomaco e nessuno è stato in grado di risolvere il problema. Il minimo movimento degli arti le provocava grandi sofferenze. Un famoso giornale di nome Daily Mail aveva intervistato la ragazza facendole alcune domande e chiedendole come fosse la sua vita. Lei ha risposto che era felice e serena grazie ai suoi genitori che non le facevano mancare mai niente. Tutti le volevano bene al villaggio e un giorno sognava di aprire un negozio tutto suo. Ma nulla è stato più possibile per Rama. A Natale del 2016 si è alla fine arresa alla sua malattia per le precarie condizioni economiche della sua famiglia, non ce l'ha fatta. Il padre Husseini, un agricoltore, ha trascorso 15 anni alla ricerca disperata di una cura per la figlia, lavorando il più possibile per racimolare i soldi necessari per pagare le spese sanitarie e i medici, arrivando a vendere tutto quello che aveva, fino a quando non gli è rimasto più nulla. Da lì ovviamente senza medicine non è potuta andare oltre. A soli 19 anni Rama è morta. Con questo concludiamo. A volte diamo per scontato qualunque cosa e pensiamo sempre di avere i problemi più grandi del mondo, ma solo il fatto di poter camminare ci dà la possibilità di poter fare qualcosa per noi stessi. Ricordatevelo e alla prossima, gente!